Dopo anni di dibattito potrebbe arrivare la chiusura dell'anello ferroviario di Roma. In Campidoglio prende il via il dibattito pubblico sul progetto, con l'obiettivo di informare e illustrare il programma di intervento finalizzato all'aumento dei treni passeggeri nel nodo di Roma, creando un itinerario alternativo per il traffico merci e migliorando così la mobilità collettiva. Questo è un tratto di ferrovia urbana che deve servire due quartieri molto popolosi e di conseguenza inevitabilmente passa in mezzo alle case, perché se si devono servire le persone bisogna passare di lì, non si può passare altrove. Quindi avremo grandi vantaggi ma anche degli inconvenienti. Il dibattito pubblico serve a confrontare queste cose. Chi ha degli inconvenienti lo viene a dire, chi ha dei vantaggi dovrebbe venire a dirlo e dovremo poi pesare le due cose e trovare la soluzione migliore. Una parte molto importante dell'anello è già stata realizzata ed è entrata in esercizio alla fine del 2021 a binario unico. Noi raddoppieremo questa linea, quindi diventerà un doppio binario per il Giubileo e con il dibattito pubblico che apriamo oggi procederemo per altri due lotti della chiusura dell'anello ferroviario. Ne rimarranno altri due che si completeranno, lo vedrete nel programma che ora presentiamo, che diciamo, hanno un loro, diciamo, sono già tutti stati progettati e quindi dovranno trovare anche lì la loro fase di avvio del processo autorizzativo. Questo anello ferroviario è un po' come avere avuto, qualcuno di voi forse lo ricorda, il grande raccordo anulare a Roma, cioè diciamo, avremo un grande raccordo anulare di tipo ferroviario, quindi un grande anello che consentirà ai treni di percorrere il perimetro intorno a Roma, raggiungendo le destinazioni che il servizio ferroviario prevederà, soprattutto quello a carattere regionale ma non solo, evitando solo, entrando all'interno dell'anello solo dove necessario per fare le fermate, no? E quindi evitando di intasare, esattamente diciamo una filosofia molto simile a quella dell'anello del raccordo anulare stradale. Il progetto prevede di realizzare il collegamento tra la stazione di Vigna Clara e la nuova fermata di Tor di Quinto. Inoltre, alcune modifiche verranno effettuate anche al piano regolatore generale di Roma Tiburtina. Questo progetto specifico dell'anello ferroviario è un progetto inseguito da decenni che ci consente di innanzitutto avere una linea circolare a Roma, ma allo stesso tempo di distribuire meglio i treni in città. Oggi in questo momento circolano circa 1000 treni in città, ma c'è un collo di bottiglia nella parte sud dell'anello ferroviario proprio perché l'anello nord non è chiuso. Quindi allo stesso tempo raggiunge due funzioni, una migliore distribuzione dei treni sul nodo e servire pezzi di città che oggi non sono serviti, penso alla stazione di Tor di Quinto, penso alla chiusura appunto e alla possibilità dei cittadini di circolare anche a nord venendo da est o da ovest, insomma penso che sia un pezzo fondamentale della cura del ferro della città.